Ciao, sono Albertino e questo è Disco Ball. Disco Ball. Il programma che ogni settimana racconta i protagonisti e i luoghi della musica da mano, gli artisti visionari e i club che inventando mode e tendenze hanno scritto gli usi e costumi della società contemporanea. E la musica, diventata la colonna sonora di un secolo, impressa con immagini indelebili nella memoria di intere generazioni. Come nel caso della colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Saturday Night Fever on Disco Ball. Contegno ragazzi, facciamo un'entrata trionfale, ok? Saturday Night Fever. Signor Fosco, posso avere un anticipo? Lunedì è il giorno di paga. Lo so che il giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato. E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a buttare. Ma che dici? Passano il weekend a buttare via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro. No, e chi se ne fotte? No, Tony, guarda che il futuro non si fa a fottere. Il futuro casomai fotte te. Quello t'aspetta sempre e se non sei preparato ti fotte. Per me il futuro è stasera, mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia. No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni. Saturday Night Fever on Disco Ball. Negli anni 60, Brooklyn non è ancora una delle zone più cool di New York. Non è il quartiere degli artisti, né degli stilisti, né delle caffetterie alla moda, tantomeno dei club di tendenza. Il quartiere più popoloso tra le 5 suddivisioni amministrative, dove oggi vivono 2,5 milioni di persone, è soltanto una periferia lontana, separata dalla città dal ponte di Brooklyn e da Staten Island dal ponte di Verrazzano. Per le strade di Bay Ridge, proprio ai piedi del ponte dedicato al navigatore italiano e da dove ogni anno parte la maratona di New York, le bande si contendono la supremazia del territorio. Ci sono i portoricani, riuniti nei Barracudas. Ci sono gli italiani, tra cui un giovane, neppure ventenne, che si arrangia lavorando in un negozio di vernici. Si chiama Tony Manero. Sai, io vado al 2001 perché mi carico solo ballando. Non andando in giro a fare casino con gli amici. Però vorrei riuscire a caricarmi così anche in qualche altro modo, capisci questo? Tra una rissa e l'altra, Tony dà sfogo alla sua grande passione, il ballo, frequentando il sabato sera la discoteca 2001 Odyssey. Tony è molto conosciuto, sia per le sue bravate, sia perché a ballare è molto bravo. Saranno proprio il ballo e una donna, Stephanie Mangano, a regalare a Tony Manero la speranza di un futuro migliore. Saturday Night Fever. Saturday Night Fever on Disco Ball. Questa, in pochissime parole, è la trama e il senso di uno dei film più famosi della storia del cinema. E soprattutto del costume, La febbre del sabato sera. Saturday Night Fever. L'abito bianco di Tony Manero, le camicie colorate con il collo largo portate fuori dalla giacca, la brillantina per i capelli, le scarpette lucide, i pantaloni di poliestere, la pista da ballo colorata del 2001 Odyssey, il modo di camminare e atteggiarsi sono soltanto alcuni degli elementi che hanno impresso il film nell'immaginario collettivo. Ma c'è un altro elemento fondamentale, decisivo, per il successo de La febbre del sabato sera. La musica. La colonna sonora del film, pubblicata il 15 novembre del 1977, un mese prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche, diventa uno degli album più venduti di tutti i tempi. E questa è la sua storia. Quando nel 1976 il produttore discografico Robert Stigwood propone ai Bee Gees di curare la colonna sonora di un film che avrebbe raccontato la cultura della dance music a New York, i fratelli Gibb hanno già inciso 13 album. Saturday Night Fever on Disco Ball. Barry, Robin e Maurice Gibb nascono nell'isola di Man, un piccolo isolotto nel tratto di mare che divide l'Irlanda dal Regno Unito. Barry è del 1946, Robin e Maurice sono del 1949 e sono gemelli eterozigoti. Il padre Hugh e la mamma Barbara sono cantanti e immediatamente si accorgono del talento dei figli, che già si esibiscono nei locali di Manchester con il nome di Rattlesnakes. L'infanzia dei fratelli Gibb è piuttosto movimentata. Barry, il più grande, è piuttosto agitato e anche per tenerlo fuori dai guai, nel 1958 la famiglia al completo si trasferisce a Brisbane, in Australia, dove i tre fratellini continuano a scrivere e a cantare le loro canzoni. Disco Ball. Uniti in un patto di sangue, cambiano nome. Non sono più i Rattlesnakes, ma i Bee Gees.
con la B maiuscola, che sta per Brothers, e la G maiuscola, che sta per Give, che è il cognome, apostrofo e S. Solo in un secondo momento decidono di allungare le iniziali e di farsi chiamare Bee Gees, scritto per esteso, come Radio DJ, rispetto all'acronimo formato dalle lettere D e J. Il talento è tanto, e nel 1966 sono la miglior band australiana. Speak and Specs raggiunge la prima posizione. Nel 1967 i fratelli Gibb tornano in Inghilterra, dove il successo clamoroso dei Beatles e dei Rolling Stones non oscura il loro promettente esordio a Top of the Pops, il più importante show musicale d'Inghilterra. Seguono 3 anni di alti e bassi. Robin Gibb lascia addirittura il gruppo, che intanto si è arricchito della presenza di Vince Melony alla chitarra e di Colin Patterson alla batteria. Nel 1970 il singolo How Can You Mend a Broken Heart, che spiega la difficile situazione familiare, raggiunge il primo posto nella classifica americana. Nel 1975 i Bee Gees pubblicano Main Course. È un album importante, non solo perché spopola in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, diventando disco d'oro e di platino, ma soprattutto perché Barry comincia a cantare in falsetto, caratteristica che renderà celebre il gruppo in tutto il mondo. Un vezzo che diventerà un simbolo della disco music. Quando nel 1976 il produttore discografico Robert Stigwood propone ai Bee Gees di curare la colonna sonora di un film che avrebbe raccontato la cultura della dance music a New York, il gruppo è già una delle band più famose e apprezzate del mondo. You Should Be Dancing è appena uscita ed è un successo clamoroso. Nel 1976 il giornalista musicale inglese Nick Cohn scrive un articolo per il New York Magazine dal titolo Tribal Rites of the New Saturday Night, che tradotto significa i rituali tribali del nuovo sabato sera. L'articolo è frutto dell'immaginazione dell'autore, che solo 20 anni dopo la realizzazione del film da esso ispirato confessa la sua piccola frode. L'articolo di 17 pagine racconta la vita notturna di 2 giovani di Brooklyn che hanno trascorso il weekend a ballare nel club del quartiere. Saturday Night Fever on Disco Ball. L'articolo di Cohn, che voleva semplicemente raccontare la scena disco di New York negli anni 70, si trasforma in qualcosa di nuovo e inaspettato che attira l'attenzione dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori. Robert Stigwood è un produttore musicale australiano che segue i Bee Gees dagli esordi. Per questo, quando li contatta per chiedergli di lavorare ad alcuni brani che avrebbero dovuto ricalcare lo stile disco di You Should Be Dancing, lo ascoltano con attenzione. Non sanno che una risposta affermativa avrebbe cambiato per sempre la loro storia e quella della musica. Stigwood gli propone di lavorare alle musiche di un film a budget ridotto che sarà girato nel 1976. Il film è tratto da un articolo di giornale del quale lui stesso, fiutando l'affare, ha acquistato i diritti per $90,000. Quando ricevono la telefonata del loro produttore, i Bee Gees sono in Francia. Stanno registrando Here at Last, un album che uscirà nel maggio 1977. Hanno l'impressione che la proposta di Stigwood sia molto allettante. Girano molte storie intorno alla travagliata pre-produzione della Febbre del Sabato Sera. Una di queste racconta di come, inizialmente, gli accordi prevedono che i Bee Gees siano coinvolti solo nella produzione delle musiche, che poi sarebbero dovute essere cantate da altri. Quando il produttore Robert Stigwood ascolta per la prima volta How Deep Is Your Love, Stayin' Alive e Night Fever, letteralmente li costringe ad usare i brani per la colonna sonora del film che ha in mente. I Bee Gees hanno inciso quei brani al buio, in un solo weekend, senza aver neppur visto le immagini del film, perché le canzoni dovevano far parte di un nuovo album del gruppo e non della colonna sonora di un film sulla disco music. Stupisce inoltre la scelta della band di utilizzare la tecnica del falsetto, scoperta quasi per caso, pochi mesi prima, durante alcune sessioni di registrazione in studio. Semplicemente, il falsetto suonava bene. Il lavoro dei Bee Gees è straordinario, non tanto per la produzione musicale, che riesce a rendere popolari le idee disco-elettroniche di Giorgio Moroder, che è ancora in fase di sperimentazione, ma per essere riusciti a creare dal nulla il suono perfetto per animare le immagini de La Febbre del Sabato Sera. Saturday Night Fever. È così che il film diventa la priorità del gruppo, che addirittura convince il regista del film, John Badham, a modificare il titolo della sceneggiatura da Saturday Night a Saturday Night Fever. A Badham piace talmente tanto Night Fever che vuole che faccia parte assolutamente del titolo del suo film.
La colonna sonora della febbre del sabato sera esce il 15 novembre del 1977, un mese prima del film. Vende 40 milioni di copie e oggi è il settimo album più venduto nella storia della musica. Si aggiudica 15 dischi di platino e per 6 mesi rimane al primo posto della classifica di Billboard. A tutto questo vanno aggiunti 5 Grammy Awards, tra cui ovviamente quello di album dell'anno. Caso più unico che raro per una compilation dance. L'album contiene 17 canzoni. Ci sono anche i Casey and the Sunshine Band con Boogie Shoes, Yvonne Elliman con If I Can't Have You, i Kool & The Gang con Open Sesame. La colonna sonora della febbre del sabato sera è molto di più di una raccolta di canzoni disco. È il manifesto di un'intera generazione, la nascita e la consacrazione del culto della notte, della discoteca, del ballo e del sabato sera. Milioni di giovani in tutto il mondo si atteggiano alla Tony Manero, aspettando il fine settimana per dare un senso a una vita noiosa e piena di problemi, proprio come quella del mitico personaggio interpretato da John Travolta all'esordio cinematografico, ma che nel frattempo stava diventando una superstar nei panni del giovane italo-americano Vinnie Barbarino nella serie TV di ABC I ragazzi del sabato sera. Now, first thing you gotta do is a Vinnie Barbarino look, okay? Your hair, for instance, very casual. It should look like it's being blown by unseen winds. Se per John Travolta la febbre del sabato sera è l'inizio di una carriera scintillante, per i Bee Gees diventa croce e delizia. Da Stayin' Alive in poi, la critica sarà molto dura nei loro confronti, raccontandone di fatto il declino. Negli anni Ottanta la carriera del gruppo procede tra alti, pochissimi, e bassi, molti. Nel marzo 1988, poi, l'altro fratello Gibb, Andy, muore a soli 30 anni a seguito di un arresto cardiaco provocato probabilmente da una vita piena di eccessi. Non faceva parte del gruppo, ma aveva provato lo stesso a diventare un musicista senza la fortuna dei fratelli. 10 anni dopo, nel 1997, i Bee Gees si esibiscono al Festival di Sanremo, condotto da Mike Bongiorno. I Bee Gees, Alone. Certamente li ricorderete nel loro famoso Saturday Night Fever. Ve lo ricordate, ragazzi? Grande successo. Inimitabili, veramente. Non c'è nessuno che canta come loro con questa tecnica. Congratulations. Ma il riconoscimento più grande arriva nel dicembre 2002, quando i Bee Gees vengono nominati baronetti dalla regina Elisabetta. Un mese dopo, Morris Gibb muore a Miami, a soli 53 anni, per una malformazione congenita. Ma Robin e Barry decidono di continuare a suonare nel nome del fratello scomparso. Disco! Un destino straordinario e maledetto che nel 2012 uccide anche Robin Gibb, che a 62 anni perde la sua lunga sfida con il cancro. Barry è l'unico dei fratelli ancora in vita, ha 70 anni e la sua vita è stata profondamente segnata dalla morte dei suoi fratelli, con i quali ha condiviso tutto, privatamente e professionalmente. Nonostante gli oltre 200 milioni di dischi venduti con i Bee Gees, Barry Gibb lo scorso anno ha pubblicato un album da solista, In The Now. Una sfida che aiuta a tenere vivo il ricordo di un gruppo storico che, scrivendo la colonna sonora del secolo, ha cambiato la vita delle persone, nel vero senso della parola. Ed è tutto per questa puntata di Disco Ball. Grazie a Shorty per la regia. Ciao. Ad Ale Lippi per i testi. Ci sentiamo la prossima settimana su Radio DJ. Disco Ball.